Allora, siamo con l'allenatore del Monte Spaccato, Andrea Di Giovanni, reduce da una stagione fantastica in promozione, 80 punti che non sono bastati, no, attualmente per la promozione in eccellenza. Un po' tutti parlano di questo Monte Spaccato stellare che però non è riuscito a raggiungere l'obiettivo, almeno per adesso, però in molti danno il Monte Spaccato lo stesso in eccellenza. Perché, Andrea? Perché? Perché sembra che per quante squadre non riescano a iscriversi in Lega Pro, molto probabilmente sono circa 12 le squadre, si dice che non si iscriveranno, di conseguenza con i ripescaggi delle varie squadre, Serpentara, Aprilia e le altre che hanno fatto domanda, credo che ci siano buone possibilità che questo accada, insomma. Incredibile che dopo 80 punti, è un campionato veramente incredibile il vostro, così come quello della Compagnia Portuale che ha vinto, non siate stati promossi, però insomma forse anche questo è il bello del calcio, no? Che comunque sempre ti tiene sul filo di lana fino all'ultimo momento, anzi qui siamo anche oltre l'ultimo momento Sì. perché probabilmente diciamo che cosa che pagherete è che saprete la categoria un po' in ritardo rispetto agli altri, quindi probabilmente potrete pagare qualcosa in questo senso. Però mi sembra, anche dalla notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito, che gli acquisti che state facendo non siano assolutamente da promozione. Beh, diciamo che noi stiamo lavorando sulla squadra che faccia l'eccellenza, quindi siamo convinti di farla e stiamo chiaramente preparando la squadra per l'eccellenza. Di conseguenza, chiaramente i ragazzi che abbiamo preso, sono consapevoli che potremmo anche fare la promozione e se questo dovesse accadere, vorrebbe dire che abbiamo una grande squadra per fare il campionato di promozione, come l'avevamo l'anno scorso. È arrivato Muratore, che è un giocatore che credo faccia proprio a caso tuo, no? Sì. Giocatore molto dinamico che salta l'uomo, sicuramente è uno di quei giocatori che potrebbe fare al caso del gioco di Andrea Di Giovanni, Sì, che sarà assolutamente. spumeggiante anche l'anno prossimo in eccellenza eventualmente. Assolutamente sì. No, mi piace molto giocarmi le partite, ogni partita senza grossi tatticismi, quelli giusti, perché poi è normale che per vincere le gare devi anche avere delle accortezze. Però sicuramente sono un allenatore che mi piace giocare all'attacco e provare a vincere tutte le partite. Ci tengo Blocco, comunque a sì. dire che forse ti ho interrotto, volevi farmi questa Bravo, io domanda volevo dirti il anche. blocco comunque che vi ha portato ad ottenere questi risultati e verrà confermato quasi in toto. Sì, diciamo che abbiamo confermato tutti quanti e dobbiamo anche dar merito a questi ragazzi. La nostra è una squadra molto giovane e con grossi margini di crescita, perché questo bisogna dirlo. Noi, i nostri giocatori più bravi sono 91, 92, 93, 94, quindi va dato merito a loro e sicuramente hanno un grosso margine di crescita e secondo me possono fare no bene, benissimo anche in eccellenza. Di questo va dato atto al nostro presidente Marco Ciaccia che ci dà l'opportunità di fare questo campionato. Sono 2 o 3 anni che ci permette di divertirci. Sicuramente non abbiamo budget come altre società, però sicuramente ci danno la possibilità di fare campionati di livello anche investendo non tantissimo. Senti, sai che a Roma in eccellenza praticamente ogni squadra ha giocato negli ultimi anni a porte chiuse, Sì. parliamo sempre di eccellenza, a Roma non ci sono campi praticamente per fare l'eccellenza, addirittura sempre partite a porte chiuse, abbiamo visto il Grifone, l'Atletico Vescovio, mi vengono in Sì. mente, a Monte Spaccato ci sarà il pubblico? Beh, io Visto che, spero. scusami, ti interrompo, qui il pubblico segue anche con molta passione, uno dei pochi campi dove c'è ancora molto pubblico e segue con tanta passione, potrà assistere alle partite in caso di eccellenza al pubblico di Monte Spaccato? Io credo di sì, la società si sta attivando per fare questo, anche perché noi quest'anno veramente siamo riusciti a portare in più partite, più di 1.000 persone a vedere le partite, tu eri presente alcune partite ed è veramente fantastico il calore che hanno e la voglia, la carica che ci danno durante le gare, quindi sarebbe veramente un peccato se questo non accadesse, però io credo che stiamo facendo di tutto per far sì che siamo arruolati, insomma. Allora, mister, ci rivediamo per la prossima intervista, però in eccellenza questa volta. Assolutamente sì, non mi chiamare prima perché non. Va bene, Ok, grazie. grazie.